Salve, eccoci di nuovo qui, dici da niente, niente, mo tutte le sere, eccoci, eccoci. Adesso prepariamo le crespelline che abbiamo preparate, le faremo ripiene con zucchine, gorgonzola e noci. Prendiamo una bella padella, mettiamo un pochino di olio, un pochino di aglio, un po' di cipolla, buonasera a tutti, e prepariamo le nostre crespelle con la gorgonzola e le zucchine e le noci, che ci stanno bene con la gorgonzola. Ecco qua. Le crespelle le abbiamo già pronte, le abbiamo preparate. Dobbiamo preparare il ripieno, ok? Ecco, mettiamo un pochino di aglio che abbiamo messo, pezzettino di cipolla, appena appena, poi dopo l'aglio lo toglieremo, un profumo di cipolla, ecco qua, e faremo soffriggere. Aggiungi un attimo che metto gli occhiali, ragazzi, se no non ci capisco nulla. Aggiungi, ok, perfetto. Facciamo soffriggere un pochino. Dopodiché le nostre zucchine andremo a grattugiare con questo attrezzino in modo veloce e semplice proprio. Quindi prendiamo il ciotolo e facciamo in questo modo. Grattugia e voilà, via. Così abbiamo una cottura molto veloce. Le zucchine amalgameranno bene con il nostro ripieno. Noi saremo velocissimi. Ecco. Visto? Veloci, 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 veloci. Un attimo che vi rispondo, ragazzi. Mettere queste. Le manine, non vi grattugiate anche quelle, arrivo, metto gli occhiali e ti rispondo. Ciao Stephen, ciao Roberto. Eccoci, via anche questa. Un pochino di sale. Ciao Cristina. Abbiamo fatto. Mancava una zucchina sola. Abbiamo terminato con le zucchine. Un
attimo che arrivo, ti rispondo. Ecco qua. Ciao Tony. Ciao Anna Maria. Grazie. Eccoci. Siamo fatti. Purtroppo nella vita di oggigiorno tempo ne abbiamo sempre di meno. Siamo sempre super impegnate e quindi dobbiamo destreggiare di riuscire a fare qualcosa di velocissimo. Le zucchine, come dicevo, sono molto versatili in cucina. Possiamo farci tante cose. Poi 2 minuti che saranno pronte. Ci mettiamo un po' di sale. Un po' di prezzemolo lo abbiamo già preparato. Mettiamo un po' di sale nelle nostre zucchine. Scusate. Ecco qua, fate il capoccione, prendiamo il sale, lo nascosto, eccolo, bene, ciao Giuseppe, cottura è molto veloce, in questo modo. Molto veloce nella cottura. Tanto che terminano di cuocere, cominciamo a preparare il nostro pieno. Ok? Qui abbiamo della besciamella preparata in precedenza e qui c'è e la nostra gorgonzola. La gorgonzola ha un sapore molto forte, quindi è bene che la addolciamo un po' con un po' di besciamella. Mescoliamo insieme la besciamella. Mettiamo le noci. Ecco qua, un bel po' di noci, belle grossicelle, non piccole piccole, in modo che quando andiamo a mangiare sentiamo bene il gusto delle noci. Mettiamo anche le noci e quindi mancano soltanto le zucchine. Ecco. Scoliamo bene. Le zucchine e un po' di parmigiano grattugiato, quello non manca mai. Adesso provvederemo a togliere anche l'aglio così non ci dà fastidio. Andiamo a vedere dove si è nascosto. Eccolo qua. Questo è l'aglio che vogliamo. Ormai ha svolto la sua funzione. Ciao Sergio. Prendiamo anche quest'altro di aglio. Benissimo. Ok, e un altro pezzettino qua, lo togliamo. Bene, le nostre zucchine sono belle e pronte, non hanno bisogno di tanta cottura così non perdono la loro freschezza, ok? Quindi possiamo spegnere, abbiamo spento le zucchine e adesso le incorporiamo alla nostra besciamella. La gorgonzola e le noci. Ecco qua, hai visto come siamo stati veloci? Ecco qua. Ecco. Abbiamo messo la besciamella, gorgonzola e le noci. Bene. Adesso viene una bella cremina. Ecco qua. Perfetto. Un po' di parmigiano e il gioco è fatto. Possiamo riempire le nostre castelle. Perfetto.
benissimo. Questo è un piatto che anche i vegetariani lo possono gustare perché non c'è carne, non abbiamo messo carne, quindi se avete dei commensali vegetariani possono tranquillamente gustarle. No, i vegani, quindi i vegetariani sì. Mettiamo anche un po' di parmigiano. Mescoliamo. Benissimo. E possiamo andare a riempire le nostre vestelline. Dai. Come vi dicevo, potete prepararle in precedenza. Ah, dimenticavo il prezzemolo. Via, anche il prezzemolo. Abbiamo messo anche il prezzemolino e siamo a posto. Ecco qua, il prezzemolo è messo, abbiamo messo tutto, giusto? Veloci, veloci, veloci. Ora inguriamo la nostra bacca, in questo caso mettiamo così, così la possiamo praticamente girare per le prossime sfida. La vogliamo bella e pronta e ci mettiamo intanto insieme ai nostri commensali, che siano amici o parenti o tutte e due. Benissimo, prendiamo le nostre tre stelline, eccola qua. Mettiamo il composto, ecco qui, vedete? La piegiamo in questo modo e la adagiamo. Semplicemente così. Qua solo metteremo un pochino di besciamella e del formaggio, un pochino di burro e le nostre castelle sono belle e pronte per essere gustate. Si infornano a 180 gradi, 200 a seconda del vostro forno. Quando sono belle dorate, sono pronte. Ecco qua, guardate. Via. Anche questa. Ecco, vedete, le abbiamo disposte in questo modo. Ecco qua. Adesso mettiamo un pochino di besciamella sopra, leggera, una cosa proprio leggerissima, non una cosa pesante, una besciamella molto leggera. Se vi è venuta un pochino più pesante, la potete tranquillamente sciogliere con un pochino di latte. Ecco qua. Bene. Ok, un po' di parmigiano. Pochettino di burro. Benissimo, ecco fatto. E siamo pronti. Ciao Angelo, grazie. Eccole qua. Ok, sono pronte per essere infornate. Bene, abbiamo visto come fare un ripieno diverso. Le crespelle le potete riempire come più vi aggrada, quindi con le verdure, con la carne, anche con il pesce, come più vi piace. Vi do un abbraccio, un saluto e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao!